E adesso, su questo grande e discussissimo poeta, ascoltiamo un anglista di grande fama e di grande valore, il professor Franco Buffoni, che abbiamo avuto ospite di recente perché ci ha parlato del suo libro Il servo di Byron, pubblicato da Fazzi, e ci ha fatto questa lectio amabilis sul poeta. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e grazie di queste parole, naturalmente assolutamente immeritate. Allora, Swinburne, anzitutto lo collochiamo proprio nella seconda metà dell'Ottocento. Swinburne nasce nell'837, che è appunto quando la regina Vittoria sale al trono. Io terrei questa data 1881, che è l'anno in cui escono i Poems di Wilde. Wilde era più giovane di Swinburne, di un 17-18 anni più giovane, e nell'81 inizia, diciamo, la fase senile di Swinburne. Quindi abbiamo una prima fase vittoriana in cui Swinburne ha proprio la funzione del le patene bourgeois, insomma, ecco, era colui che sbalordiva i vittoriani per i suoi atteggiamenti, appunto il sadomasochismo, l'omosessualità, il lesbismo e quant'altro. Poi gli eccessi che si concedeva non soltanto in poesia ma anche nella vita, alcolismo, sordità, lo colsero a poco più di 40 anni. E quindi la fase senile, poi la vita appunto di Swinburne muore oltre i 70 anni, quindi c'è un trentennio che proprio si apre con questi lui li chiama gli Adieu a Mary Stuart. Questo poema alla regina in qualche modo dà inizio alla seconda fase, che è quella in cui lui recupera i valori in cui è stato educato, perché era stato educato in un rigidissimo anglicanesimo. Era di famiglia molto, molto alta, il padre militare, madre nobile, cresce nell'isola di Wight con il mare davanti, in una bellissima dimora, e recupera un po' di questi ideali. Il Medioevo aveva illuminato la sua fantasia da giovane, ma poi l'aristocrazia inglese e il college lo avevano portato alla corruzione, ecco, tra virgolette, naturalmente usando questo termine. Quindi io inizierei proprio con una citazione da questi Adieu alla regina, alla Maria Stuarda, perché poi c'è anche questo fatto che Maria Stuarda era stata messa a morte da Elisabetta. Ecco. E noi vediamo che in questa poesia, che tra l'altro appunto ha questa andatura già più senile, ad un certo punto salta fuori il lampo. Chiari occhi, parla degli occhi della regina, che l'amore scopre nella lama azzurra d'una spada affilata per colpire. Dirti addio varrebbe tanto come dirlo alla luce. Questo Swinburne naturalmente non è più quello famoso, anche se poi Swinburne venne candidato più volte al Nobel nel primo decennio del Novecento, quando ancora era in vita, ma non glielo diedero per questa fama sulfurea che si portava dietro. Fama sulfurea che appunto iniziò quando era giovanissimo, perché già a 28 anni, 29 anni, pubblicò appunto l'Atalanta, pubblicata nel 65, e i Poems and Ballads del 66, che lo portarono a fama, dove troviamo cose come questa Laus Veneris. Ve ne leggo qualche verso, per esempio: fa male ovunque questo amore fiele, svuota le tombe, fa torcere le mani, piangere gli occhi, sospirare il cuore, sta come un segno sulla fronte al mondo, una ferita incisa tra le ciglia. Polvere e sangue mostrano le tracce della sua dimora sotterranea, profumo dolce la sua bocca effonde, velenoso come alito di serpe intriso d'erbe. Come chi, nascosto nella macchia, sentendo l'odore di pantera, ne segua le tracce ancora calde e da quella bocca venga morso, e sanguini col viso immerso nella sua dolce gola, così segue amore, precipita all'inferno, rinchiuso come un viandante nella trappola. Ecco, mentre la pantera ti dà la morte agguantandoti al collo, il tuo viso è immerso in questa pelliccia di pantera.
Swinburne dice di detestare Wilde, dice questo ho incontrato questo nulla che non sarà mai nulla, sì. Eccetera. Wilde lo accusa di essere uno che posa, certo, perverso, eccetera. C'è stato uno svolgimento in questo rapporto, però mi scusi, lei stava concludendo un pensiero, questa era una domanda per dopo. No, è opportuno, molto opportuno quello che lei ha osservato, Alberti, perché in effetti erano due prime donne. Wilde capiva che poteva avere fama soltanto se distruggeva quella di Swinburne. E a Swinburne dava fastidio questo, perché gli rubava le tematiche e soprattutto la posizione sociale, perché Swinburne, che appunto nasce nel 1837, quindi il decennio di Swinburne, giovane, aitante e soprattutto oggetto di attenzione, i suoi anni sono tra il 58 e il 68-70, quando Wilde non è ancora sulla scena. Ma diciamo anche, scusi, in maniera ben più graffiante e audace di Wilde. Sì, qui dipende dai punti di vista, diciamo che entrambi erano due persone piuttosto esibizioniste, ecco. Poi Wilde esagera con l'esibizionismo e provoca al punto di diventare lui stesso, perché è lui che convoca al processo, sì, certo, il padre del ragazzo, e poi dopo diventa vittima di se stesso, il processo si ritorce contro di lui. Ecco, da tutto questo, ripeto, Swinburne è fuori perché i suoi decenni sono stati con 20 anni d'anticipo rispetto a Wilde, però ha fatto persino di peggio Swinburne, ecco, questo volevo sottolineare, ha fatto persino di peggio senza mai arrivare al punto legale, cioè senza mai cadere nella trappola di denunciare qualcuno. La cosa avrebbe poi messo in moto tutta una serie di testimonianze che gli si sarebbero ritorte contro, come appunto accade con Wilde. Quindi adesso un confronto tra i due, indubitabilmente Swinburne è più grande poeta di Wilde, su questo non ci piove, non ci sono dubbi. Però forse se noi guardiamo nell'insieme i due artisti, Wilde naturalmente ha tutto l'aspetto di teatro, è l'autore del Dorian Gray, cioè Wilde rimane di più, Wilde è più nella memoria collettiva perché ha fatto più cose. Swinburne ha preso moltissimo da Shelley, in particolare quella capacità del rapporto analogico, cioè di quel passare da un punto all'altro con una rapidità estrema, semplicemente perché c'è il rimbalzo del suono della parola. Se vogliamo trovare un difetto, è ridondante a volte. Ecco, l'epigono italiano, per spiegarmi facilmente, è D'Annunzio. Ecco, D'Annunzio imita Swinburne in tantissimi modi, sia nelle versificazioni, sia nelle tematiche, sia negli atteggiamenti pubblici. Ecco, quindi, che cosa resta di Swinburne oggi? Un grande poeta che la sonorità, ecco, nella lingua inglese questa sonorità è palese, però anche nelle traduzioni si vede questa sonorità nei brani migliori, è ancora assolutamente accettabile, per esempio potrei fare sentire questo pezzettino dalla Ballad of Dreamland, la ballata del paese di sogno, che è di una dolcezza assoluta. Lui dice: ho nascosto il mio cuore in un nido di rose, lontano dal corso del sole, l'ho nascosto in un letto di neve più bianca, sotto le rose ho nascosto il mio cuore, perché non dovrebbe dormire, perché dovrebbe trasalire se non una foglia si muove nel roseto, che cosa spinge le ali al sonno, che cosa lo fa uscire, solo il canto di un uccello segreto. E poi, se vogliamo chiudere anche il discorso iniziato prima, quello circa la sessualità, allora, era omosessuale, su questo non ci sono dubbi, e sappiamo anche chi sono state le sue due storie d'amore più impegnative, quella con Richard Francis Burton e quella con Monckton Milnes. Tuttavia, occorreva, diciamo, avere tutto un contorno di fumo gettato al mondo, ecco, però perché poi a noi interessa la poesia, perché poi le vite private sì, perché ci danno la dimostrazione del costume. Beh, non solo, mi scusi professore, io credo anche che questa lieta, in un certo senso, propensione che aveva lui per il serismo sia fortemente intrecciato ai suoi versi, voglio dire, sia... Certo, no, difatti io sono uno di quelli che sostengono che conoscere la biografia di un autore è importante, assolutamente. Dicevo, volgendo alla poesia, quindi alla cosa seria, una riflessione di questo tipo, potrei citare alcuni versi dalla lirica Ermafrodito,
E qui si vede l'intensità con cui valuta questa figura mitologica, ma è sua. Solleva le labbra, volgiti per cercare amore, l'amore cieco della notte che allontana il sonno. Di tutte le cose stanche, le tue labbra sono le più sfinite. Togliti quel sorriso lungo, ammaestrato. I due amori che lottano all'uno e all'altro fiore del tuo petto finché domina l'uno e l'altro giace. Il loro respiro è di fuoco nell'aria lasciva, fuoco negli occhi e fuoco dove ti si schiudono le labbra, grande disperazione uccisa da desiderio ardente, questo diviene con il sangue in fuoco la vita. Di chi ti veda così bello. C'è da dire che lui guadagnava molto con la poesia, perché ebbe successo appunto prima dei 30 anni e le vendite dei suoi libri lo portarono a poter avere un reddito al di là della rendita familiare. Poi appunto questa lunga decadenza fisica che però lo vide candidato al Nobel per un decennio e qui pagò il conto, perché appunto il Nobel non glielo diedero perché portava dietro... Beh, meno salato di quello di Wilde sicuramente. Ah, indubbiamente, no, beh, con Wilde entriamo nella modernità, perché Wilde è la vittima. Wilde, io dico sempre che ciò che rappresenta il processo Wilde nell'Inghilterra di proprio dell'ultimissimo anno dell'Ottocento è quanto avviene in Francia tra Rimbaud e Verlaine, e poi bisogna arrivare in Germania a Krupp, ma in Italia tutto questo lo ritroviamo col processo Braibanti e con Pasolini, cioè dobbiamo arrivare agli anni 60-70, quindi noi arriviamo con 70 anni di ritardo a questi scandali che sono stati necessari per fare proprio fare il click. Ecco. Qui dove il mondo è quieto, dove i tumulti sembrano vento che cade, marea che si spegne, in mezzo a incerti sogni di sogni, io vedo i campi crescere per gente che semina e che miete, per la raccolta e per la falciatura, un mondo addormentato di ruscelli. Sono stanco di sogni e desideri, sono stanco di tutto, voglio sonno. La vita qui alla morte per vicina, non erba di palude o di boscaglia, è pallida oltre il portico e la soglia, perché qui giungono gli amori che appassiscono, i vecchi amori dalle ali stancate, e gli anni morti qui si trascinano con tutte le cose malate, i sogni di giorni abbandonati.